Oggi non posso più farlo, quel punto non esiste più, ma ancora alcuni anni fa io andavo a Gerusalemme e cercavo un punto preciso, quello in cui nel 48 cominciava proprio la città. Era il muro perimetrale di un piccolissimo cimitero che era a fianco del vecchio ospedale Shaare Zedek. E lì su quel muro, che adesso è stato completamente rifatto e quindi quelle pietre non ci sono più, un imbianchino con la vernice nera aveva tracciato queste parole: Beruchim Habbaim Lirushalayim Ha'ir Hofech Ani Le'Ashir. Benvenuti a Gerusalemme, la città che tramuta il povero in ricco. Ma Gerusalemme emana un fluido che è percepibile materialmente. Perfino diversi artisti non ebrei l'hanno percepito. Torquato Tasso dice che ecco apparir Gerusalemme, si sente, non si vede, si sente da prima. Un cantante, peraltro non certo filosemita, come Fabrizio De André, grande cantante, ma non certo filosemita, racconta di un viaggio dal deserto della Giudea e improvvisamente odore di Gerusalemme. È vero, automaticamente vero. Ma da quando nasce questa peculiarità? Credo che l'unica risposta non la possiamo trovare né nella storia né nella scienza, ma soltanto nella tradizione. Perché la storia ci dà dei racconti, non entra nella profondità delle cose. La scienza descrive fatti, ma non ciò che sta dietro ad essi. La storia ci racconta che Gerusalemme è diventata la capitale ebraica ai tempi del re Davide. Perché? Perché sì, non ci dice perché Davide l'ha voluta come sua capitale. Certo non per motivi strategici, perché è vero che da sud il monte di Zion, su cui erano le case di Gerusalemme, è di fatto inespugnabile, ma da est e da nord è facilissimamente raggiungibile e sono state quelle le strade percorse dai vari dominatori nel corso dei millenni. Non è certo che fosse una città di particolare importanza politica ai tempi del Tanakh, della Bibbia. Gerico era più importante. E difatti, ancora fino a David, Gerusalemme è citata poche volte nel Tanakh. Non era neanche tanto antica, se vogliamo, perché la Torah ci dice che Gerico, appunto, era molto antica, e Sodoma e Gomorra, soprattutto Sodoma, era precedente di 7 anni alla città più antica dell'Egitto, a Zoan. Hebron era stata costruita 7 anni prima, perché Hebron Sheva Shanim Nivneta Lifnei Zoan Mitzrayim. E quindi l'importanza di Gerusalemme, secondo gli storici, nasce col regno di Davide. E io penso di poterlo escludere. David non poteva scegliere altra città perché già da allora Gerusalemme era la meta, il miracolo
di Israele. Questo non lo dice la storia, lo dice il Midrash.